13 provvedimenti dall'inizio della legislatura, tutti a favore delle banche, nessuno a favore dei cittadini. Qui ci sono i rappresentanti di 130.000 famiglie espropriate. Se tutto va bene, il 6%, 7.000, avranno piccoli risarcimenti. La cosa che mi fa più schifo è che questo governo salva solo quello che vuole. Secondo la teoria dei 6 gradi di separazione, per collegare 2 individui sconosciuti bastano 6 passaggi in media, Presidente, non più di 6 piccoli passi, e si arriva ovunque. Presidente, per collegare un banchiere a un politico basta un passo. Guarda caso c'è sempre almeno un politico o un ex politico tra i 15 più pagati nelle amministrazioni delle banche italiane più grosse. Con questo decreto hanno stabilito, con il patto di trasferimento, il fatto che se un'azienda chiede un finanziamento, ok, e metterà garanzia il proprio immobile, anzi sarà obbligata a mettere garanzia il proprio immobile, e nel momento in cui non verranno pagate 3 rate, anche non consecutive, dopo 9 mesi che queste rate rimangono non pagate, la banca potrà prendersi il bene messo a garanzia. Oltre 33 milioni di cittadini del Regno Unito hanno partecipato al referendum sulla Brexit e ben 17 milioni e 400 mila hanno deciso per il Leave. Questi numeri rappresentano la volontà dei cittadini del Regno Unito. È una decisione che va rispettata. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione assolutamente ingiusta nei confronti dei cittadini inglesi. Il Movimento 5 Stelle non ha votato questa risoluzione perché riteniamo che sia un atto intimidatorio verso il Regno Unito, una ingerenza completa verso un popolo sovrano. Non spetta al Parlamento europeo, non spetta a Juncker e alla sua Commissione interferire con quelle che sono le libere decisioni di un popolo sovrano. Sarà compito del governo inglese decidere quando chiedere all'Unione Europea di avviare i negoziati. Basta con le conferenze stampa e le passerelle dei vari Renzi, Merkel e Hollande. Vogliono cambiare l'Europa, vogliono un'altra Europa, ma sono loro stessi l'Europa, sono loro che decidono l'agenda, sono loro che decidono le regole di questa Unione Europea. Lo abbiamo visto al via libera al TTIP, lo abbiamo visto con le arance marocchine, con l'olio tunisino, con il non stop al glifosato. Il deficit democratico che appartiene a questo modello europeo è da resettare, tutta la governance è da ristabilire subito. Questo sistema fallito galleggia e sta per affondare. L'Unione Europea deve sedersi ad un tavolo, riscriversi, ripensarsi, rivedersi, partendo da basi solide lontane dal fiscal compact, dall'austerità, da muri, barriere e confini. Da questo bisogna ripartire. L'Unione Europea di domani deve essere quella pensata 60 anni fa. È un paradosso, ma con il tempo abbiamo fatto solo passi indietro. Solidarietà, collaborazione, integrazione. Questi sono i pilastri su cui deve appoggiare l'Europa. Noi siamo pronti a lavorare per costruire tutto questo, lasciandoci alle spalle tutto ciò che è stato finora. In Europa devono contare i cittadini e non sono né Juncker né Renzi oggi a tutelare gli interessi dei cittadini. Non ci sono altre alternative. O l'Europa cambia davvero o muore. Non bastava l'aumento delle importazioni dell'olio tunisino per distruggere i nostri olivicoltori italiani, ma il PD non è contento, il governo non è contento, l'Europa non sono contenti e vogliono eliminare la data di scadenza dall'olio. I piccoli produttori, i produttori, gli agricoltori, i consumatori non vengono mai tutelati da questa Unione Europea e ci stupiamo poi se i cittadini non sono sempre più contro all'Unione Europea. Il PD che cosa fa? Il governo che cosa fa? Supino accetta tutto ciò. Ci si sciacqua la bocca spesso parlando di difesa del Made in Italy e di difendere i produttori italiani, ma poi alla prova dei fatti, come al solito, cala questa ambiguità e ipocrisia da parte della maggioranza e del governo. Io non capisco perché il governo e la maggioranza non vogliono dare chiare informazioni in etichetta al consumatore e noi a questa vostra scelta diciamo no. Io vi devo dire che, tornato appunto alla Camera, ho visto costantemente discutere deputati del PD, anche di SEL, della maggioranza, questa della falsa sinistra, esclusivamente della modifica della legge elettorale Italicum, che per noi è una legge che fa schifo, che favorisce o meno il Movimento 5 Stelle, fa schifo perché riprodurrebbe un Parlamento di nominati dalle segrete dei partiti, come il Porcellum. Ma vi sembra una cosa normale che appunto dopo una batosta elettorale costoro siano costretti
costantemente impegnati a parlare delle regole per essere rieletti. Cioè, a questi veramente non lo capiscono, è più forte di loro, gli interessa soltanto imbullonarsi ancora di più alla poltrona, perché reputano appunto che la politica sia esclusivamente una loro professione. Io vi chiedo una mano, perché il sistema è molto incancrenito, vi chiedo una mano di partecipare al movimento, poi lo potete pure non votare, non me ne frega nulla, però di darci una mano, di partecipare, di informarvi, di condividere i nostri contenuti, di partecipare ai gruppi territoriali che magari combattono per la chiusura di una discarica, per fare pulizia nella macchina amministrativa di un comune. Questo è il movimento. La politica è bellissima, ognuno si deve rimboccare un po' le maniche, perché questo paese l'hanno incancrenito 30 anni di partitocrazia, lo possiamo far tornare normale, però qua c'è bisogno che ognuno faccia la sua parte. Coraggio. In questo momento i nostri militari, che svolgono un lavoro eccezionale, sono rimasti senza copertura finanziaria, giuridica e anche politica. Quindi questa è l'ennesima dimostrazione che, dal punto di vista della programmazione, realmente il lavoro svolto dal governo e da questa maggioranza è assolutamente pessimo. Quest'anno viene inserito in questo decreto emissioni ben 1 miliardo e 300 milioni di euro, ben 400 milioni di euro in più rispetto all'ultimo anno. Bisogna iniziare da subito a parlare di un nuovo modello di difesa dell'Italia. Bisogna parlare di una difesa che è sostenibile, con quello che è il DNA di questa nazione, vale a dire quello dell'accoglienza e non quello dell'offesa. Va benissimo la difesa, sostenibile anche e soprattutto dal punto di vista finanziario. È inaccettabile che l'Italia porti avanti dei programmi come quelli degli F-35. Esattamente un anno fa, in questo periodo, abbiamo organizzato una ispezione con due commissioni parlamentari del Parlamento europeo nel centro accoglienza più grande d'Europa, il CARA di Mineo. Nel centro avevamo trovato tutto pulito, anche se sotto i tappeti in realtà c'era qualcosa di molto sporco, come avevamo denunciato. Avete capito come funziona il business dell'immigrazione? Si aumenta il numero dei migranti presenti nei centri di accoglienza per truffare lo Stato e l'Unione Europea. Per i partiti italiani l'immigrazione è solamente un business. È arrivato il momento di dire basta, è arrivato il momento di levargli questo bancomat. Dopo l'ispezione al CARA di Mineo abbiamo presentato due interrogazioni alla Commissione europea. Le risposte che abbiamo ricevuto purtroppo sono sempre le stesse: monitoreremo, vigileremo, e intanto le truffe continuano. C'è solo un modo per cambiare tutto: smantellare i centri di accoglienza e creare delle vie legali di accesso all'Unione europea, perché in questo modo sarà nei paesi di origine verrà effettuata la verifica se i migranti hanno diritto o meno alla protezione internazionale. Questo disegno di legge poteva avere un valore fortemente simbolico. Si intendeva dare un limite temporale anche all'incarico del presidente del CONI, dei componenti degli organi direttivi apicali e dei presidenti e vertici delle federazioni sportive. Abbiamo lavorato molto per cercare di mantenere questa iniziale impostazione, che avrebbe sicuramente rappresentato un forte cambiamento a tutti i livelli nella gestione degli organismi di autogoverno dello sport. Ma certo, andava a cozzare con quella pericolosa visione che vede le massime cariche dello sport strettamente dipendente dai partiti, al punto da instaurare quel tipico meccanismo do ut des che permette alle parti di alimentarsi reciprocamente. Cari colleghi del Partito Democratico, in questi 3 anni di governo avete predicato bene e razzolato male, avete parlato da rottamatori e agito da restauratori. Se si ha quindi contezza di questo scenario dei molteplici interessi che gravitano attorno allo sport, si comprendono bene i motivi che ci portano a continuare la nostra battaglia di trasparenza e democrazia alla Camera e a votare adesso convintamente no. Dovete andare via dall'Italia, dovete andare a casa, andate a casa! 13 provvedimenti dall'inizio della legislatura, tutti a favore delle banche, nessuno a favore dei cittadini, qui ci sono...